Oggi facciamo la frutta in osmosi, una frutta con doppio gusto e utilizzeremo la tecnica del sottovuoto all'interno della macchina. Peliamo intanto una pera. Metteremo le nostre pere all'interno del cestello. Prendiamo il nostro cestello con la frutta, inseriamo in macchina. Copriamo completamente con succo di frutto della passione e un pochino di parte di sciroppo. Chiudiamo la macchina. Metteremo semplicemente sottovuoto per alcuni minuti finché la frutta assorbirà completamente il succo di frutto della passione. E preleviamo il nostro cestello. Che bei giochi che si possono fare con la frutta. Noi con la frutta abbiamo deciso di fare la frutta in osmosi, quindi con RuboCubo siamo riusciti a fare tutto questo procedimento in pochi minuti. Prima ci mettevamo più di 24-36 ore, perché la frutta in osmosi ha bisogno proprio di tempo, ha bisogno di essere in osmosi perché viene fatta con il sottovuoto, quindi ha bisogno di tempo perché la frutta deve assorbire il succo che tu gli metti all'interno. Oggi con RoboCubo siamo riusciti a fare tutto questo procedimento veramente in pochissimo tempo. La nostra frutta è pronta, quindi avremo il nostro pezzo di frutta fresco con due gusti, la pera e il frutto della passione. Con lo stesso sistema faremo mela e succo di mirtillo e ananas e succo di lampone e andremo a fare una piccola frutta che verrà servita come pre-dessert. E il nostro pre-dessert è pronto.